Carissimi, siamo qui riuniti nel giorno del Signore come un'unica grande famiglia, dove vi è una certezza che deve rimanere impressa sempre nei nostri cuori e nelle nostre menti, senza mai dimenticarci. Dio ci ama e chiede veramente di crescere nell'amore, perché è l'amore che rende grande di fronte a Dio e agli uomini una persona, un cristiano, un credente. Non dobbiamo mai dimenticarci, alla luce anche del Vangelo che abbiamo appena ascoltato di Luca, che Dio scruta il cuore e non vuole che siamo come i farisei, legati a prescrizioni, a norme, ma guarda al cuore, tant'è che Sant'Agostino dice: ama e fa quello che vuoi, perché l'amore ti tende a incontrare Dio, e chi incontra Dio sente dentro di sé l'urgenza di spendersi totalmente per gli altri, aiutandoci, perdonandoci, cercando di fare del bene anche se talvolta riceviamo del male. Da questo sapranno che siamo suoi figli, se avremo amore gli uni per gli altri. Ecco allora che comprendiamo anche le parole di Luca, un Vangelo, una disputa sulla vita eterna, sulla risurrezione. Quante volte ci domandiamo: ci sarà una vita eterna? Ci sarà il paradiso? La certezza viene da Cristo stesso, non solo della luce della fede, ma anche di un Gesù storico, che è nato a Betlemme, morto a Gerusalemme ed è risorto. E anche i pagani, coloro che non credono, hanno testimoniato e hanno scritto, come Plinio il Giovane, che Gesù il Nazareno è morto ed è risorto. E non può essere stato trafugato, perché è apparso a 5.000 persone che hanno potuto vederlo, sentirlo. Non era un miraggio, era il Dio fatto uomo per la nostra salvezza, per donarci una vita che non avrà mai fine. E ci ha indicato che dobbiamo costruire la nostra esistenza sull'amore, anzi sulla carità, che è un dare senza un contraccambio. Perché c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Gesù stesso dice: io sono la risurrezione e la vita. E lo dice anche a Marta, la sorella di Lazzaro. Pensate l'umanità di Cristo, di Gesù, quando è andato a Betania e ha saputo che il suo amico Lazzaro era morto. Si mise a piangere. E alcuni dei farisei, di coloro che talvolta puntano il dito, gli dicono: vedi come lo amavo. Ma se noi pensiamo al brano del Vangelo che abbiamo sentito proclamare, c'è una successione di avvenimenti un po' strani. Prima parla della risurrezione e poi la vita eterna. È una inversione, una sorta di inversione temporale. E non come ci saremmo aspettati. Prima la vita, poi la morte, poi la vita eterna e la risurrezione. La risurrezione per Luca è l'inizio di una vita nuova,
la risurrezione di Dio più che dei morti. Facciamo attenzione, Gesù non dichiara la fine degli affetti come i Sadducei, anzi dice che nella vita nuova ci ritroveremo, contempleremo Dio faccia a faccia e ritroveremo i nostri cari. È un desiderio di tutti noi, non solo umano, ma cristiano. Infatti anche un grande sacerdote, poeta, Trollo scrive: se nel tuo paradiso non posso ritrovare mia madre, tieniti pure il tuo paradiso. Bellissimo anche il verso di Mariangela Gualtieri in una poesia: io voglio ringraziare il Dio della vita perché ci ha dato compagni di viaggio che ritroveremo all'incontro, alla fine di questo pellegrinaggio. Ma allora, se vorremmo insieme pensare a ciò che abbiamo ascoltato, possiamo sintetizzare così: la vita deve essere vissuta, consumata nell'amore, nell'amare, nel volere il bene, nel fare il bene e riconoscere le proprie fragilità, le proprie mancanze e abbandonarci totalmente nelle mani di Dio, perché Lui ci possa indicare la strada da percorrere, sia nostro sostegno e ci renda capaci di essere veramente una comunità, una chiesa che si sente una grande famiglia, unita da Dio e dalla fede di tutti noi, con i nostri pregi e i nostri difetti. Un grande scrittore inglese, Clive Lewis, scrive: al termine della vita non ci verrà chiesto di abbandonare quei volti amati e familiari per rivolgerci a uno sconosciuto, fosse pure Dio stesso, che abbiamo immaginato. Il nostro errore non è stato quello di averli amati troppo qui in terra, ma di non esserci resi conto di che cosa veramente stavano amando in noi. E forse non ci siamo resi conto del grande dono che Dio ci ha donato. Ecco, allora è l'invito a non sciupare nessuna relazione, nessun incontro. Può essere l'unico, uno dei pochi, ma dobbiamo avere la capacità, e non è facile, di mettere come una piccola goccia nella vita di ciascuno, nel cuore di ciascuno, un po' di bontà, di amore, di attenzione, la capacità di mettere il nostro sguardo nello sguardo di chi abbiamo accanto, vicino. Può essere anche lo sguardo di Dio e viene riflesso in noi grazie alla presenza di colui, di colei che Dio ci invita per il nostro pellegrinaggio terreno. Questo è il mio augurio per tutti noi. E come direbbe San Paolo, gareggiamo vicendevolmente nel volerci bene, nell'amarci, perché tutto passa, ma la carità non avrà mai fine. È un po' come ritrovare il volto di tutti voi, il volto della Mercedes, mica cambiato, è stupendamente sempre lei. Non ha neanche le rughe degli anni che ha, perché mette sempre 60 anni,
sicuramente è bello e pensateci, riconoscerci non solo perché abbiamo condiviso insieme tanti anni, ma riconoscere la voce di uno degli altri significa ti conosco, ho vissuto con te un tempo, così riconoscere la voce di Dio tra le tante voci, questo sia un dono che Dio ci dona. E chiediamo perché tra le tante voci possiamo sempre sentire la presenza di Dio accanto alla nostra vita. In questa domenica abbiamo voluto ricordare i miei genitori, tutti i defunti della parrocchia dei Cappuccini, e in particolar modo abbiamo voluto ricordare due giovani animatori di questa comunità parrocchiale, Sara e Andrea, due giovani che hanno terminato la loro vita in breve tempo, ma che hanno segnato la storia di questo oratorio, di questa comunità parrocchiale. Che dal cielo sappiano donarci giovani ragazzi che cercano il Signore della vita e sappiano donarsi alla Chiesa nella vocazione religiosa o sacerdotale. Grazie a tutti voi, carissima comunità, carissimi amici. Ringrazio i ministranti, se la cavano ancora. La ringrazio veramente di cuore perché il Signore possa veramente benedirvi tutti. Siete sempre presenti nella preghiera, nel pensiero, soprattutto quando ci sono delle tristezze, si pensano sempre ai momenti belli e vissuti insieme a tutti voi, nelle varie comunità, perché i momenti del passato sono radicati nel cuore della memoria. E invito ognuno e tutti voi nel mese di maggio a fare una visita a Saluzzo. Chissà che il presidente del comitato manifestazioni, mettendoci d'accordo con gli ingredienti che propongo io, si faccia una buona palestra per tutti. Questo facilita e aiuta a vedere la parte storica di Saluzzo, il momento di concerto, soprattutto la preghiera, la cattedrale, per fare una gita fuori porta e unirci nuovamente in preghiera. Scenda la copiosa, la benedizione su tutti voi. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Il fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Andiamo. Ciò che chiedo al Signore è soprattutto di benedire questa comunità parrocchiale che è in Cappuccini. Grazie. Mamma mia. Thank you.
parlo di più di 20 anni in questa comunità, oggi torna a celebrare per papà Adriano, per mamma Grazia e anche per defunti, tutti i defunti della comunità. Ci uniamo a lui per pregare insieme, per camminare insieme, per vivere, come ci dice Papa Francesco, il cammino sinodale, mettendoci in ascolto dello Spirito che ci parla attraverso la parola che ascolteremo, ma anche parla in ciascuno di noi. Chiesa ci invita attraverso Papa e Vescovi a camminare insieme, a metterci in ascolto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace e a ripensare a tutto ciò che è avvenuto in tutti gli anni che abbiamo condiviso insieme. È stato un bellissimo sogno concreto, vissuto con tanta gioia, tanta fiducia, come un'unica grande comunione. E chiedo al Signore di benedirvi, perché possiate sempre rimanere uniti a Dio nella grande comunità della Chiesa, ricordando tutti i vostri cari, da mamma Grazia, da papà Adriano, tutti i giovani defunti, in particolar modo